la prevenzione degli incendi boschivi in Irpinia. E questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Calitri, presso la sede della comunità montana Alta Irpinia. Una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il prefetto di Avellino, Maria Tirone, il dirigente del Genio Civile di Avellino, Claudia Campobasso, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Rosa Deliseo, ed il presidente della comunità montana Alta Irpinia, Marcello Arminio. Parola d'ordine per tutti: sinergia e cultura del rispetto per l'ambiente. Quest'anno abbiamo ritenuto che fosse invece necessario, per garantire una comunicazione più efficace, più diretta, per avere un confronto diretto poi con gli amministratori locali, perché i sindaci, le amministrazioni comunali sono poi chiamate in prima battuta a rispondere a tutte le criticità e emergenze che si verificano sul proprio territorio, quindi anche gli incendi boschivi. Qual è la finalità? Sviluppare una sinergia, bisogna fare squadra, perché è un territorio che ha una bellezza generalizzata, non rinvenibile, difficilmente rinvenibile altrove. Allora lo dobbiamo tutelare. Sono momenti in cui noi rappresentiamo quella che è stata l'esperienza e quella che è la costruzione di un'attività anche di prevenzione e di lotta per la prossima campagna, e cerchiamo di ascoltare gli amministratori locali, comuni, che sono i primi, le prime sentinelle di protezione civile, e anche tutti gli altri operatori che concorrono con noi nella lotta e nella prevenzione degli incendi boschivi. Gli interventi per incendi boschivi l'anno scorso sono stati tantissimi. Per noi, tra incendi boschivi ed interfaccia, abbiamo raggiunto numeri come 2.500 interventi. Quindi la collaborazione, il rapporto con le altre istituzioni, ma soprattutto con il territorio, è fondamentale. Se non c'è una cultura, la cultura da parte del cittadino di mantenere l'ambiente negli equilibri naturali di sempre, se non si riesce praticamente a mettere da parte quei criminali che quasi in modo divertito, volta per volta, e parlo dei piromani chiaramente, creano queste problematiche, probabilmente tutto quello che noi faremo sarà uno sforzo inutile. Quindi cultura dell'ambiente e cultura soprattutto della protezione dei boschi.